Questo verde sono uguali. Ma come si fa a sapere quando è rosso e quando è verde? Io... Lor signori sanno che è severamente proibito l'accesso a questa sala finché non avrò finito. Aspettate l'inaugurazione, poi potrete guardare e criticare quanto vi pare. Ma questo è rosso o è verde? Ma come ve lo devo dire che qui non si può stare? Che è proibito. Bello, è il mio quadro. Sì, sì, è vero, anch'io ammetto che non è affatto male. Mi hanno commissionato questo lavoro per festeggiare in modo degno la nomina dell'alcalde. Il nuovo, sì, certamente, ma non soltanto per questo. Ora vi spiego. Ecco, vedete, col mio affresco, con queste figure, si vuol festeggiare un po' tutti, anche perché domani non si dica che quello che è successo è stata tutta una favola. La gente, sapete com'è, fa così presto a dimenticare. A proposito di verità, mi ci sono messo anch'io nel quadro. Eccomi qua. Un bel ritratto, non vi sembra? È vero, forse mi sono impellito un po', ma che male c'è? Che importanza può avere fra 100 anni? E se il mio autoritratto è poco somigliante? Però è bello, eh? Ma sì, ma adesso basta con questa storia e proseguiamo con ordine. Dunque, quassù c'è Burgos. Ecco, qui, dove sta il conte di Castiglia, avete visto? Qua giù invece... Ecco, come vedete, qua giù c'è Cordova, dove sta il re dei Mori che occupa più di metà della Spagna. E qui siamo noi, ecco, proprio qui nel mezzo, proprio qui. Nella terra di nessuno, cioè di nessuno, nostra. Però si erano dimenticati di noi, tanto gli arabi quanto i cristiani. Molto meglio così, direte. Certo, molto meglio così. Lo dicevamo anche noi, facevamo i nostri affarucci con gli uni e con gli altri. E poi non pagavamo tasse né agli uni né agli altri. Eravamo gente pacifica, gente tranquilla. E quattro once. Non ho mai visto pesare il grano come le droghe dallo speziale. I sacchi sono a parte. Come? Si pagano anche i sacchi adesso? La manodopera è aumentata. Non li sentite come gridano? Ma questi sono fatti vostri, non è giusto che ci rimetta un forestiero. Chi compra paga. Non l'ho mica inventata io questa legge, dovreste saperlo. Che cosa? Io ho sempre comperato il grano, sacchi compresi. Beh, stavolta i sacchi sono a parte, o lo volete sciolto? Ma questa è una prepotenza. Una prepotenza bella e buona. E la vostra cos'è, signor Gradasso? Mi fate tremare l'orlo della veste. Allora, me li pagate questi sacchi? Potete pure levarvelo dalla testa. Ah, sì? Scaricate i carri! Va bene! Come sarebbe?
Scaricate! Un momento! No, fermi! Lasciate stare i sacchi! Mi guastate il carico! Vi ritengo responsabile! Aspettate! La colpa è tutta vostra! Non vi basta sfruttare questi poveretti che lavorano! Volete arricchirvi anche sulla mia pelle? E voi non vi arricchite facendo solo la fatica di comprare e rivendere? Voi non lavorate, non rischiate nulla! E avete il coraggio di gridare! Io non sto gridando! Io non sto gridando! Ma se avessi voglia di gridare, griderei! E nessuna gallina spennacchiata potrebbe fermarmi! Gallo senza cresta! Vi date tante arie perché siete nato uomo! Non è merito vostro! Non è merito vostro se adesso non vi torco il collo! Futura madre amorosa di rospi e di salamandre! Ora sto meglio! No, signore! Noi li vogliamo! Così non ci metteremo mai d'accordo! Mio caro Manuel, non è cattiveria! Io me ne infischio! Possiamo pagare di più! E invece sì! Ma non me lo ascoltate! Ma che importa? Sono tutti! Cosa volete che vi dica? Una sola cosa! Signori! Il prezzo è portato a tre! A tre! E anche un soldo di meno! No, se poi non lo vendiamo! Mi sembra che il fiato che stiamo sprecando non valga l'oggetto in discussione. Vi do la mia parola, signor alcalde, e mi possa cascare la lingua che i contadini non torneranno al lavoro se non saranno accettate le nostre richieste. Carissimo Manuel, mettetevi un momento anche voi nei miei panni. Con vostra licenza, don Jaime, sto parlando con il signor alcalde. Ah, va bene, Manuel, venite qua un momento. State qua. Favore! Un momento, prima che vi mettiate d'accordo, anch'io voglio dire qualcosa, visto che sto comperando il vostro grano. Sono o no un vecchio cliente? Certo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, scusate un attimo, sono subito da voi, Dunque. Si alza il prezzo, mi si obbliga a pagare i sacchi a parte, No, signori miei, no, questo è troppo! Per forza, la manodopera è aumentata. Ecco le conseguenze delle vostre richieste, perderemo tutta la clientela, È vero, assolutamente vero! Perché alzate i prezzi, non guadagnate abbastanza? Bravo, diteglielo anche voi! Ai magazzini, poco fa, una donna, un'autentica vipera, mi voleva far sborsare a tutti i costi! Benissimo! Se chiedete vento, vi daremo tempesta! Ma è questa qui! Santa, figlia mia! Gli sgherri di questo gentiluomo ci minacciano con le armi, me e i nostri contadini! Che cosa? Ma questa... Questa è troppo grossa! Sono i suoi contadini! Lo vedete, già passano via di fatto! E noi stiamo qui a far che? A discutere! Ci vuole la frusta! La frusta? Sì, la frusta! È l'unico modo per farvi ragionare! Sì. Ma padre, hanno bene il diritto di reclamare la giusta mercede! Basta, ragazzino, che pretendi di saperne tu di queste cose! Lo so io come va trattata questa gentaglia! Ah, sì? Sì! E questa sarebbe trattativa? Sì! Amici, andiamocene, qui stiamo solo a perdere tempo! Ma che signori! Ha messo queste idee per la testa? Manuel, mio caro Manuel, ma cosa fate? Adesso basta! È soltanto un grosso equivoco, non potete lasciare la seduta! Eravamo quasi d'accordo, signori! Signori! Ci mancavate proprio voi! Intanto io l'aumento non lo pago! E non pago nemmeno i sacchi, avete capito? Con la frusta vogliono trattarci! Non lo permetteremo! Se ne accorgeranno cosa vuol dire mettersi contro di noi! Non ci piegheranno! Cari compaesani, amici, posso darvi una splendida notizia! Le vostre richieste sono state accettate! Dovete scusarmi, don Fernando. Credo che sia venuto il momento di presentarvi mia figlia Sancia. Sapete, era in collegio a Burgos. Ha imparato anche il latino. E questo è il mio futuro genero, già. Don Jaime Badalos. Vi faccio i miei migliori auguri. Sentite? Tacciono, li ho convinti. Dunque, per tornare alla questione di sé... Il fatto è, don Fernando, che quel grano ci è già stato richiesto dallo Sheikh Omar. E proprio alle stesse condizioni, cioè prezzo maggiorato e sacchi a parte. Ma andiamo, don Jaime, mi credete davvero un bambino? Che cos'è questa storia dello Sheikh Omar? Che Allah benedica questa casa. Lo Sheikh, mio signore, vi manda i suoi saluti. Eccovi il prezzo del grano. Dite che sono arrivato prima. Sì. Fidatevi, c'è tutto, sacchi compresi. In che possiamo servire il vostro signore? Siete voi l'alcalde? No, l'alcalde è lui. Cioè no, è questo qui, eccolo. Il mio potente signore è lo Sheikh Aben Galbon, figlio di Aben Galbon il grande. Beh, allora non si tratta dello Sheikh Omar. Ma Omar o un altro, che differenza fa? Come avete detto che si chiama il vostro Omar? Aben Galbon, figlio di Aben Galbon il grande. Ah. Ma sì, certamente, Aben Galbon. Ma non è Omar? No, Aben Galbon, già. Figlio di Aben Galbon il grande, più grande di Omar. Ah. Esatto. Egli mi incarica di chiedervi il permesso di transito attraverso il vostro riverito paese e di sostarvi il tempo necessario per ristorarsi. Ho
Ora sì che mi spiego perché si sono calmati tutti. Dite al vostro signore che sono onorato della sua richiesta e pregatelo di voler accettare la mia modesta ma sincera ospitalità. Ricami di puro argento, sapete, non ho mai visto un uomo elegante come l'emiro di Granada. E prego. Voi siete mai stato a Granada? Veramente no, sapete, mi muovo così poco alla mia età. Dovreste andarci, che lusso, che raffinatezza, palazzi, moschee, profumi, abbiamo molto da imparare. Sancia, basteranno 20 coperti. Se non bastano, peggio per loro. Dovevano dirlo quanti erano. Speriamo bene. Dite la verità, don Ramiro, una decina d'arabi e non ci sarebbero più problemi. Sentite un po' che pace. Lieto di ospitarvi in questo piccolo paese, troppo piccolo per l'onore che riceve. Prego. Vi ringrazio di cuore. La vostra accoglienza mi commuove. Quale sarà la fine di un simile principio? Perché non lo chiedete allo Sheikh Omar? La cosa vi diverte? A dir la verità, voglio solo andarmene. Andate a bordo. Anche a casa del diavolo, se mi lasciano partire. Ehi, sveglia! Allora dite al conte di Castiglia quello che sta succedendo qui. Sì, certo, se lo incontrerò per strada. Sempre allegro. Vi invidio. Perché non dovrei essere allegro? Ho scampato un grande pericolo, quello di innamorarmi di voi. Fortunatamente state per sposarvi. Tutti così nella capitale? Tutti, tranne i vecchi e i bambini. Sicché voi sareste un uomo. Prima di incontrare voi l'avrei giurato. Sono lieta di lasciarvi nel dubbio. Felice viaggio. Ehi! Ed ora, in cambio della vostra squisita ospitalità, vi offro un segno della nostra gratitudine. Che la vostra felicità sia pura come l'acqua che berrete in questo calice. Chissà di chi era quel calice. Don Ramiro, siete matto? Lo sceicco è un gran signore. A voi, perché faccia risplendere ancora di più, se è possibile, la vostra bellezza. Stupendo, magnifico, broccatello di seta purissima. Saranno a dir poco almeno 10 braccia. Servirà per la vostra veste nuziale, mia cara. Avete visto? Ma sì. Noi diciamo che la donna bella è come il cielo stellato, che tutti possono vedere e non è di nessuno. Ma quando un uomo si sente amato, allora è come se il cielo stellato fosse suo. Cos'è il figlio di uno sceicco? Un principe? Come vi devo chiamare? Chiamatemi Alaf. E questo è per voi. Signore. Che c'è, Mohammed? Fuori c'è un uomo con un carico di grano. Dice di averlo pagato. Vuole partire. Sì, è vero. Ha comprato il nostro grano. Ah, è ottimo. La nostra terra produce il grano migliore di tutta la regione. Capisco. Sì, sì. Se il grano ha un proprietario, è tutto a posto. Vedete, noi siamo gente esatta. Ci piace controllare tutto. Adoriamo la logica e ancor più della logica... Scusate, questo è vostro e fatene buon uso. Oh, com'è flessibile. È meraviglioso. Lasciatelo dire a chi lo prova. Con vostra licenza. Con quelle due mele cotogne e un retrobottega con rispetto parlando che sembra un iuto. Vi date tante arie perché siete nato uomo. Lì per lì dovevate dimostrarglielo. Su, non ci pensate più. Chi ci pensa? Scherziamo.
Io voglio donne che portino la sottana, non quelle con gli speroni e la cresta come i galli. Però la femmina mascolina dicono che è di sangue bollente. No, tu lascialo bollire quanto vuole, tanto io non la guardo neanche. Soltanto il Dio fa i conti, in secula seculorum. Ma il povero è sempre povero, in secula seculorum. La strada di Dio è corta, quella del diavolo è corta. Il diavolo è qui, frate. Le strade di Dio sono imprevedibili, a nessuno è dato conoscere i suoi disegni. Il diavolo è un angelo caduto nell'inferno. Venite di lontano? Di lassù, dal monastero. In quanti siete, in molti? Beh, una sessantina. E cosa fate al monastero? Aspettiamo la fine, questo è l'anno della profezia. La bestia avanza, ma una grande luce scenderà e apparirà il volto del Signore. Preparatevi in tempo, fratello. Chi dà gli sarà dato, chi fa gli sarà fatto, in secula seculorum. Sei carri di buon grano. Sono corso qui appena li ho visti partire. Bada, se non è vero ti faccio diventare storpio sul serio. E lasciami! Comunque prepariamoci per l'agguato. Allora, ancora niente? Le domande le faccio io. E se non vengono chi si mangia? Rabbia e porca per chi si ribella. Eccoli, eccoli, sono i carri, stanno arrivando. Paco e Pablo sul costone, avanti il coro. Cantate con dolcezza, faccia da porca. Sei accordato? E come no? Gli altri a cavallo con me. Abbandonate le vostre ricchezze, salverete l'anima, ma soprattutto il corpo! Vigliacchi, tornate dietro! Siate gentile, slegatemi per favore. E grazie di aver salvato il mio grano. Il vostro grano? Ma come? Non lo sapete? L'ho pagato! L'ho pagato!
Lo so che lo avete pagato, ma dal momento che i banditi ve l'hanno tolto non è più vostro. Ragionate. Ma come? Voi con quale diritto vorreste prendervi il mio grano? Il grano dei banditi, volete dire? Vi auguro buon viaggio. Ma ladri! Banditi, delinquenti, ladri! Ah! Assassini la strada! Bella scorta! Puh! Vigliacchi, conigli, pecore! Cretini, pusillanimi, pulcini nella stoppa! A te dovrei impiccarti! Come faceva a sapere che gli arabi gli andavano dietro a quello lì? Impiccatelo! Lasciami! Così un'altra volta stai più attento! Dovrei impiccarvi tutti! Grandi e grossi come siete, la natura vi è andata tutta in muscoli e interiora! Guardate me! La natura si è sfogata tutta in cervello! Eravate la merda della guerra, bugiaschi, disertori, vigliacchi, tutto ciò che la guerra si lascia dietro come le vacche al loro passaggio. A pancia vuota si combatte male. E allora andate a impirvele dove volete, le vostre sporche budella. Ah, siamo noi che ce ne andiamo, sì. Qui è pieno di mori, non è più terra per noi. Desiderate altri frutti? No, grazie. Spero che vorrete perdonare la frugalità di questa cena, ma voi lo sapete, noi siamo gente umile e sobria. Così è proprio vero che ci abbandonate? Noi ci auguriamo di lasciare un buon ricordo nei vostri cuori. Abbiamo fatto il possibile. E quando avreste intenzione di andare? Restate fino alle nostre nozze, signore. Ma c'è ancora più di un mese, Don Jaime. Bene, in questo caso affretteremo. E se vi degnaste di essere mio testimone? Ebbene, signori, vedremo se il destino vorrà. Sapete com'è il destino, vero? Una volta un uomo fuggiva dal suo paese verso Damasco perché i saggi gli avevano detto che l'angelo della morte sarebbe andato a visitarlo. Ebbene, proprio quel giorno l'angelo della morte decise di andare a Damasco. Novità, signore. Parlate, qui siamo fra amici. Abbiamo catturato un bandito. Un bandito? Ci sono banditi da queste parti? Beh, poca roba, signore. Ma perché non me l'avete detto? Ma, signore, sono banditi di paese, roba modesta. Voglio interrogarlo e fate chiamare l'Alfa Key, prego, signori. Scusate. La danza per noi esprime il ritmo che governa il moto dell'universo. E quelle donne vi seguono sempre? Sì, sempre. Sono come i raggi che emanano dal sole del dominio. Sempre tu, Pedrito. È la terza volta che ci caschi. Che ti dovrei fare adesso? Sentiamo. Lo conoscete? Siamo vecchie conoscenze, vero Pedrito? Sì. Ci tieni proprio tanto a 20 colpi di frusta? Un momento. L'Alfa Key è la voce di Allah che è la voce della verità. Chi vuole la verità la chieda ad Allah. Quanti siete? Saranno una decina, gente di scarto. Vi prego, a voi! Sì, signore, è vero! Quanti è vero. Sono i tuoi compagni? Una decina! Ah! Non menti, sono di più. Ah! 20, signore, 20, sono ve lo giuro sull'anima mia! Ah! Avanti, forse una cinquantina, verità. Signore! Quanti sono? Ah! E adesso te lo ricordi? 100, signore, 100! Ma vi avanti. Prego, lasciatemi! Basta così, portatelo via! E tenetelo a disposizione. Signor Alfa, avete udito? Una banda di almeno 100 uomini minaccia la sicurezza vostra e la nostra, naturalmente. Non ci vuole molto, signor alcalde, a capire che non potevano essere soltanto in 10 quei banditi. Non avrebbero attaccato una colonna di carri per rubare il grano, sufficiente come minimo a un'intera compagnia. Ma forse volevano rivenderlo. Ah, ma allora la cosa è ancora più grave. Questo vuol dire che qui c'è gente che commercia con i banditi, che ci sono dei traditori. Fortunata non avere un'anima, figlia del peccato, che a quest'ora sarebbe già volata al suo creatore. Faccia, tagli, picchia! Ti ho detto di andare più svelto. Sì, eccellenza, sì. Te l'avrò ammazzarti tre volte come lo sceicco Tariq.
come lo sceicco da ricca la battaglia di Santa Cruz, brutto figlio d'un cane! Padre! Chi è? Ah, finalmente! Oh, il grano è già tutto rivenduto, E sai a quanto? Di, prova a dire una cifra. Signor padre, io... Ah, lo so che non ti piace commerciare in grano. Ma non possiamo più commerciare, signor padre. E che altro possiamo fare finché dura la tregua con gli arabi? Non l'ho voluta io questa tregua. Ma è successa una disgrazia. Vieni, siamo qua. E poi mi hanno lasciato solo, legato, così. Incredibile, inaudito, intollerabile. Erano in divisa. Sì. E hanno fatto uso delle armi. Sì, ma non contro di noi. Non importa. E ti hanno portato via tutto. Tutto. Ah, ci siamo. Atti ostili. Atti ostili. Quando un civile commette una rapina, è un atto di banditismo. Quando lo fa un militare, sono atti ostili. Così si rompono le tregue. È così che cominciano le guerre. In marcia, figlio mio! Il conte di Castiglia non aspetta altro per iniziare la sua guerra. Noi siamo il destino della patria. Noi siamo il braccio che scaglia il sasso contro l'oppressore. Mangia. Buongiorno, eccellenza. Ehi, come va? Sempre in gamba? Grazie, eccellenza. Siamo nel vivente museo della guerra, figlio mio. Questo serve a ricordarci che la guerra è la condizione naturale dell'uomo. Come va, vecchio? Benissimo, eccellenza. Almeno finché dura la tregua. E perché? Perché appena scoppia la guerra, ci nascondono per non impressionare la gioventù che viene chiamata alle armi. La politica, figlio mio. La politica arriva anche a nascondere i segni del valore. Mo. Andiamo. Inchinati e saluta. Perché? Ossequio alle insegne del potere. Uè! Olà! Che gioia rivedervi qui, illustrissimo Don Gonzalo. La vostra presenza rallegra l'occhio. Qual buon vento mi mena, Don Gonzalo? Chi è quel giovanotto? Ah, è Don Fernando, mio figlio. Mi rallegro. Ricordo ancora vostro padre alla battaglia di Alcatraz, quando si lanciò impaziente dalla riserva che comandava per inseguire i mori che fuggivano. Storia vecchia. Se li aveste raggiunti, Don Gonzalo, oggi potreste mostrare anche voi una gloriosa mutilazione. Io spero di poter mostrare un'altra volta i segni del mio valore. Scusate, signori, non chiedetemi nulla, è un segreto militare. Ma voi piuttosto, cosa fate qui, Noi aspettiamo, Don Gonzalo. Aspettiamo di vedere il conte di Castiglia, nostro signore. L'attesa è la misura della nostra devozione. Se l'attesa è la misura della nostra devozione, aspetteremo ancora. Com'è quel pollo? Freddo e senza sale. In guerra mangerai di peggio, figlio mio. Devo essere grato alla vostra abilità, eccellentissimo signor ambasciatore, se oggi posso levare il bicchiere brindando ad altri 25 anni di pace. La mia attesa è stata compensata. Sapete, l'attesa è il mio metodo di governo. Guardate, mangia. Ed è già un passo avanti perché il digiuno è pieno di tentazioni. Da noi è il contrario. Il postulante si lascia digiunare fino all'esaurimento della volontà. Così purificato, egli acquista il senso della vanità del mondo e le sue richieste diventano insignificanti. Somministrando ogni tanto qualche pasto, noi siamo riusciti a prolungare l'attesa anche per mesi. Cosicché noi siamo in grado di distinguere i perseveranti dagli importuni. Chi abbandona l'attesa o è un superbo che crede di poter fare da sé, oppure è uno scettico che non ha fiducia nel nostro intervento. Nell'un caso e nell'altro viene affidato ai tribunali.
maledizione demoniaca, fermati! Padre! In nome dell'arcangelo Michele, fermati, ho detto! Sei... Fermatevi! Sei... Ah, sei qui, me l'aspettavo. Torna subito indietro. Un momento. Ah, c'è qualcuno qui dentro. Che cosa succede? Oh, monsignore, scusate, è un guerriero di nuova invenzione. Ma non era ancora finito. Bene, bene. Male, male! Ma cos'è un guerriero questo? Ma allora non l'avete mai visto un guerriero? Ma dov'è la pelle? La buona pelle che la spada taglia e il sangue cola come dal costato di Cristo. Padre, ma è tutto dentro, anche la testa. Ecco, guardate. Viva il conte di Castiglia! Viva il conte di Castiglia, viva il conte di Castiglia, nostro signore. Bravo. Grazie, eccellenza. Oh, voi. Questo mi dà un'idea, cercate di capirmi bene. Questa cosa che uccide senza essere vista può funzionare, ma dovete lavorarci sopra, e molto, e fare in modo che un uomo uccida senza essere visto e senza vedere. Capite, signori, il giorno che avremo eliminato la necessità del contatto umano fra combattenti, sporco direi, sporco, sangue, sudore, violenza, quel giorno, io dico, la guerra sarà un purissimo epifenomeno, depurato d'ogni sentimento giustamente disumano, veramente ideologico. Una scienza esatta, insomma, in cui l'esercizio della pura distruzione sarà affidato soltanto alla tecnica degli specialisti e alla mente illuminata dei capi. Forse non ci sarà nemmeno più bisogno di eserciti. La gente potrà morire nei campi, nelle case, nelle officine, ignara, senza odio, una morte pulita. E ora supponete di chiamare Omega un milione di morti. Due Omega morti. Non fa impressione a nessuno ed è la vittoria. Giustissimo. Se posso richiamarvi alla realtà, monsignore, questo conferma i nostri piani di pace. Perché lì sopra avrete un bel tirar dei pendenti, non farete tanto danno così. Niente più battaglie, niente più guerre. Come niente più guerre? Ma sì, signor padre, non capite. Certo, un uomo con questo indosso non può perdere. E se ce l'avessero tutti, nessuno potrebbe più perdere. Niente sconfitti e niente vincitori. E niente più guerre. La speranza del mondo è questa. Portare via quella cosa. Piano, piano, mi raccomando. Fate attenzione. Monsignore, monsignore, vi offro la mia spada per vendicare un'infamia. La tregua è stata violata. Gli arabi hanno invaso un villaggio. Lo so. Lo sappiamo. Lo sapete, non fate niente. Don Gonzalo, abbiamo impegnato il nostro onore in una tregua. Siamo perduti. Gli arabi trucideranno i pochi superstiti. E vorreste fare una guerra per pochi superstiti? Ma mi hanno rubato dei carri di grano. Fernando, ti prego, diglielo anche tu. Proprio così, monsignore, sei carri di buon grano. Allora è un interesse personale che vi spinge. Ah, no, io... L'attesa non è bastata a purificarvi. Voi avete mangiato il mio pane ed ora pretendete che io mobiliti un esercito per i vostri miserabili carri. Ma che cosa siete? Un guerriero o un mercante? Un guerriero, è appunto per questo. E allora se siete un guerriero, obbedite al vostro signore e mettetevi sull'attenti. Il mondo è governato dalla ragione, signor alcalde. Come dice il proverbio? Non trema pelo di cammello che non si ripercuota nell'universo. Esatto. Il caso non esiste. È una personificazione della nostra pigrizia, nient'altro che questo. Nel firmamento regna un ordine matematico. Possiamo permettere che sulla Terra regni il disordine? Ragionevole. È uno spreco di forze e naturalmente anche uno spreco di denaro. Invece, guardate, basterà un po' d'esercizio perché ogni gruppo... falciatori, zappatori, mungitori, a furia di ripetere una sola funzione, diventi di un'abilità eccezionale e soprattutto controllati dalla veglia alla ritirata. I pasti si consumano sul luogo del lavoro, si risparmia tempo. E così guadagnano quelli che danno il lavoro, ma quelli che lavorano, che guadagnano? Come ti permetti di interrompere, Sua Eccellenza? No, chiedi subito scusa! Calma, scusate, calma. Scusate. Villano! Anche a mio figlio piace sempre fare delle domande. La curiosità è una caratteristica della gioventù. Io sono convinto che non possa esistere maggiore felicità per un uomo che contribuire al benessere comune nel servizio dell'ordine. Sì, è vero, ma se i contadini si rifiutano? Finché noi saremo qui, non datevi pensiero e ricordatevi che nell'ordine da noi praticato tutto è dominato da una sola razza privilegiata, i guerrieri, il cui compito è appunto quello di far rispettare l'ordine.
e il cerchio si chiude, come vedete. Ciò che non è proibito è obbligatorio. È il segreto della nostra forza. La pensa come noi, altrimenti si avrebbe fatto arrestare. E anche tu la pensi come me. Io? Perché allora saresti venuto con me, eh? Perché me l'avete ordinato voi. Ah. E poi, perché qualcuno dubita che io sia un uomo. Cosa? Ma glielo proverai con la spada. Ma non si tratta di spada. Fernando. Ehi, Fernando. Vediamo come te la cavi col tuo vecchio padre. Ehi, ma non si mangia mai qui. Prima lo spirito, figlio mio, e in guardia. Ma che fai? Ti difendi, attacca. Come si fa? A pancia vuota. Un soldato attacca sempre. E questo... questo paese quante anime fa? Sì e no, un migliaio. E ti pare poco? E ci sono fiumi, corsi d'acqua? Sì, sì, fiumi sì. E castelli ci sono? Castelli? No, castelli niente. Ah no? E parte. Scusate, vi ho fatto male. Bel colpo. Piglia questo. Via, via, bestiaccia! Come andremo a finire, non lo so. Sì, non manca scudi d'oro. Sì, certo, non capite. Servono per le bonifiche. Ah, per le bonifiche. Ma io non ho chiesto nessuna bonifica. Attenzione. Non è niente, non è niente. Ne ho capito. A che titolo? A titolo di prepotenza. Ve lo dico io come andrà a finire. Ci metteranno tutto in ginocchio. Tutto in ginocchio ci metteranno. Ma non avete detto che bastavano 10 arabi per assicurare la pace in questo paese? Ma non la pace eterna, signora. E comunque ho detto 10, non uno di più, ecco. Io non ho ancora avuto nessun foglio. Lo riceverete. No, grazie. Lo riceverete. Sì, lo riceveremo tutti. Non è ancora detto. Tutti. Ho piacere di vedervi tutti qui riuniti. Vi porto splendide notizie. La produzione sarà raddoppiata. Tempo al massimo 6 mesi. Come 6 mesi? Vi sembra poco, Lasciate fare a noi. Entro un anno... i vostri raccolti saranno triplicati. Qua, svelti! Non pestatemi l'insalata, fate attenzione. Silenzio, ci siete tutti? No, manca Pedro che ha avuto paura. Sei sicuro che il pozzo sia secco? Ma certo, non è la prima volta che ci nascondiamo la roba. Niente, giura. Che devo vedere? Bene. Ho nascosto i valori là dentro, in un buco nel muro. Credete di salvarli? Se tu non parli, sì. Vi illudete. Ci rovesceranno come tasche vuote. Così non può andare avanti. Succederà qualcosa di terribile. E chi vuoi che s'azzardi? Oggi hanno frustato 2 contadini. Avevano rubato un uovo. Un uovo, capite? Questa è l'ultima casa da perquisire. Bene, sbrigatevi. E frugate dappertutto. Qui non c'è niente. Di qua. Fuori. Siete voi Manuel Fugaro? Sì, che c'è? La quantità di formaggio da voi consegnata è risultata assai inferiore ai programmi di produzione. No, non so.
Il pozzo è secco, ma dentro c'è qualcosa. Scendi a vedere. Il pozzo è pieno di formaggio. Formaggio? Sì. D'ordine dello sceicco Ben Galbon, figlio di Ben Galbon il Grande, e per desiderio dell'alcalde Don Alfonso Ordóñez, tutti si rechino in piazza dove si tiene una pubblica esecuzione di giustizia, affinché i malvagi temano e i buoni si rassicurino. Basta! Fate continuare finché il condannato avrà coscienza del dolore. Punire è un dovere per chi comanda. Quella è di mio padre. Per quello che gli serve. Abbiamo 12 morti e 20 feriti.
Le perdite dei ribelli... Le perdite dei ribelli verranno adesso, ma non certo in combattimento. L'alcalde chiede di parlarvi. L'alcalde? Ancora l'impudenza di farsi annunciare Devo così? Devo ancora sistemare la benda. Lasciami stare! Padre, dovete calmarvi. La giustizia è un piatto che si serve freddo. Sono venuto a congratularmi con voi per lo scampato pericolo. Se le cose fossero andate in un altro modo, a quest'ora voi stareste brindando al massacro. Sono l'alcalde di questo paese, signore. Lo siete stato fino ad oggi per la nostra magnanimità. Da questo momento non lo siete più. Il popolo mi ha nominato. Il conte di Castiglia ha posto sulla nomina il suo sigillo. Né voi né io ci possiamo fare niente. Ma avete firmato un accordo con noi? Ho firmato quel patto senza averne l'autorità. Per paura? È così. Se siete ancora l'alcalde, mi consegnerete 24 dei vostri uomini che giustizieremo perché sono stati uccisi 12 dei nostri. Se siete davvero un accorto mercante, converrete che è un buon prezzo. Un alcalde di Spagna varrà bene 12 dei vostri guerrieri. Verme, che credete di essere? Vi conosco. Voi siete il peggiore di tutti. Sarete giustiziato con gli altri. In tal caso mi offrite il privilegio di insegnare agli altri come si muore. Voi, portatelo via! Nessuno mi tocchi! Padre, sta scritto, un atto di misericordia dà più frutti e fiori di un atto di forza. Sì, ma sta anche scritto, soltanto in un caso si discute con il nemico. Sei il più forte. Avete visto? Ve ne siete andato. Sancia, io non... Per ripararci dal tradimento dei cristiani ci stabiliremo qui. Potete andare. Che il Dio vi preservi dal commettere peccato di sacrilegio. Guarda, Alof, qui fabbricano gli idoli. L'avete fatto voi? Mi hanno aiutato un po'.
La scritta che vuol dire? Vuol dire che vince e che regna. Così? Ora manca soltanto l'ultima ferita. Infatti è scritto. Uno dei soldati con una lancia gli aprì il costato. Misericordioso, lo sceicco Aben Galbon, nostro signore, figlio del potentissimo Aben Galbon, comanda a tutti gli abitanti che entro il termine di una giornata siano consegnate le armi e ogni altro oggetto che possa prestarsi a scopo offensivo. Ma perché diavolo non mi hanno svegliato? Pedro? Pedro! Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, state comodo. Ma voi avete dormito qui? L'avete ordinato voi. Ah, già, per il matrimonio con Sancia. Ora non ha più il padre, poverina. Ma perché non mi hanno svegliato? Volete favorire? Grazie, grazie padre. Ma dov'è Pedro? Gli avevo detto di svegliarmi al canto del gallo. Ma i galli non hanno cantato. Ah, no? No. Accidenti, qui non fa più niente nessuno. Da dove si sono cacciati tutti quanti? Ma non c'è più nessuno in questa casa. Pedro! Sancia! Padre Giacinto, che è successo? Tutto il male possibile, però c'è sempre il Dio. Non c'è più nessuno! Hanno portato via tutto, anche i materassi! I galli non hanno cantato, ve l'avevo detto, no? Che cosa? I galli! I galli! Chicchirichì! Cattiva, da fare così. Su, donna Sancia, dovete mangiare. Non potete continuare così. Scusatemi, ma vorrei parlarvi da solo. Ho detto da solo. Anche voi. Sancia, ascoltatemi. Adesso dobbiamo batterci. E voi anche più degli altri, perché avete due motivi per farlo, Sancia. Non potete continuare così. Il dolore si vince con l'azione. Muovetevi, fate qualcosa!
c'è bisogno del vostro aiuto. Capite? Del vostro esempio per tutti. Non dovevate andarvene. Ma ora sono qui. Guardatemi. Sono io. Io, Fernando, in carne ed ossa. Svegliatevi, vi supplico. Ma reagite, fate qualcosa. Sancia. Brava, vattene, vattene via, fuori di qui, fuori di qui. Sancia, e allora, siete ancora qui? Al campo c'è bisogno di tutti. Via, al lavoro! Ho detto al lavoro! Ci vuole un uomo che comandi qui. Chi sa cucinare? Io! Bene, ti occuperai della raccolta dei viveri. Chi nasconde qualcosa sarà punito. Allora è come coi mori. E la legna? Un momento, dopo. Chi di voi è fabbro? Io! Bene, tu raccogli le armi e voi due mettete in piedi un'officina. Chi sa fare il carpentiere? Io! Statemi bene a sentire, voi due. Tu sei carpentiere? Sì, anche. Sono giardiniere, stalliere, cardatore, mungitore e aiuto maniscalco. Ma bene, bene, cosa sai fare? Il guardiano. Ah. Dunque, tu prendi 20 uomini e 10 muli e vai a fare legna, la più dura che trovi. Per quale uso, signore? Armi! Uno di voi altri vada in cima a quel cucuzzolo, via! Vado io! No, che fate? Ho detto uno, fermi! Tornate ai vostri posti. Vacci tu. Dico a te, va lassù. Bell'animale. Ah. Se permettete me lo prendo io. In fondo non possiamo lamentarci. Questo che ne facciamo, bistecche? Perché no? Fuori quello là! Anche quello bistecche? Ma cosa vuoi fare, tutte bistecche? Andiamo, ora basta. Tutte in sella! In piedi! Che cosa vedi? Niente! Ma come niente? Voltati, guardati un po' attorno! Che cosa vedi? Vedo i campi, le montagne, il cielo. E i mori non li vedi? I mori? Attento! Fermo! No, questo accidente di muro non c'era. Ma guarda, questo è il punto più debole, possono attaccarci. Buttalo giù. Senti, figliuolo, cosa ne pensi tu delle talpe? Delle talpe? Sì. Tu hai una mentalità da talpa. Ti chiudi in una tana che poi ti diventa come una trappola. Ma ci dovremo pur difendere. Difendere? Attacco, figliolo, attacco! E se sono loro che attaccano? Appunto. Ma come vuoi che sviluppi una contromanovra di cavalleria se vuoi otturi il passaggio? Sturalo! Buttate giù! Caproni! Taglia legna dei miei stivali! Accendono il fuoco per scaldarsi la minestra! Il sedere si dovrebbero riscaldare! Così ci tirano addosso gli arabi! Caproni! Guardate là! Al! C'è un fuoco! Guarda, è là un altro fuoco! Ma com'è possibile? Un altro ancora! Non c'è dubbio! Questa è una manovra di aggiramento in piena regola, una bella trappola. Questi ribelli hanno un capo, uno stratega pericoloso. Non ci lasceremo chiudere alle spalle. Inutile proseguire. Torniamo indietro. Comandante, così non si improvvisa. È impossibile che non sappiate chi sia. Ve lo giuro, signore, vi do la mia parola. Inutile, vi ho già detto che non vi credo, Don Jaime. Devo assolutamente sapere chi è il capo di quei briganti. Voi siete o non siete del villaggio e allora dovete conoscerlo. E se lui non fosse del villaggio? Comunque, la fama di un uomo così non si nasconde. Anche se non è del villaggio, dovete sapere chi è. Forse viene da lontano, da molto lontano. Non mi direte che viene dal cielo, vero? Rispondete! Né dal cielo né dalla terra, signore. Dall'inferno, allora? Io, signore, mi permetto di credere umilmente che non esista un vero e proprio capo. Come osate voi mettere in dubbio ciò che io affermo con assoluta sicurezza? Fuori!
Padre, se avessero voluto chiuderci in trappola, perché avrebbero acceso i fuochi? Per metterci in guardia, forse? Ecco il punto. Ciò significa, figlio mio, che lo stratega misterioso, che non viene né dal cielo né dall'inferno, si sente abbastanza forte da ammonirci. O tanto debole da ricorrere a un trucco. Dunque è anche furbo. Tanto più pericoloso, riflettete. I fuochi erano sul nostro cammino. Questo significa che era al corrente delle nostre intenzioni. E ha voluto farcelo sapere. È molto furbo. Badate che questo luogo stregato non fiacchi la vostra volontà. Scambiate la prudenza per indecisione. E intanto i campi sono abbandonati. Il grano maturo già fa piegare le spighe. Chi lo mieterà? Quanto prima, i ribelli saranno tutti ai nostri piedi. E noi perderemo il raccolto se non si taglia il grano. Senza un marito che sfrutti questi prestissimi frutti. Voi vincitori di guerre, dell'amor siete prigioni, siete per vincere siete armati, noi vi vinciamo spogliati. Ferma! Ciao, Moro! Ciao! Dove siete dirette? E dove vuoi che siamo dirette? Qui? Sapevamo che c'erano i soldati, siamo venuti a tenervi compagnia. Ah, giù dal carro. Vi piace lavorare, vero? Brave, allegri, si lavora meglio. Dipende dal tipo di lavoro che desiderate. Adesso andate a falciare il grano. Poi si vedrà. Via, svelte! Io e te ci vediamo dopo. Preghiamo, sì, preghiamo. Luci sante terminum, reum creator possium, ut pro tua clemencia, si presule custodia, propus de sena somnia, et otium fantasma, ostenque nostrum corpus, ne polvulantur corpora, resta mater vissime, Amice comparunice, cus vivo farai, regna speronge. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Resta Padre Fidissime, Amice comparunice, cus vivo farai. Grazie, Signore, e nego tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del ventre tuo. Rastrellate la montagna fino a impegnare contatto con le forze nemiche. Voi seguite la valle. Voi dall'altro versante, appena avrete accertato la consistenza dei ribelli, tornate a riferire. Dall'accampamento si entra e si esce malgrado le sentinelle. Dove tengono i viveri? Li hanno ammassati in una baracca sul di dietro. Ci si arriva facilmente. Per fortuna il vecchio che li comanda è un cretino. Andiamo! Si marcia! Ehi, farfallina! Brigata, andiamo! Che c'è da mangiare! Fate presto! Venite là! Sì! Occhio destro e prontezza di reazione. Ecco le qualità di un ufficiale. Ai! Via, via, le cucine, di tutti come te lo sappiamo che farcene. Dovete avere governo d'uomini. Dovete portarli all'attacco. E avete paura di un bastone? Eh? Scusate, Don Gonzalo. Scusate, un corno, siamo in guerra. Così va bene, eccellenza. Bene, 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 promosso. Senso della disciplina, spirito di corpo e iniziativa personale. Queste sono le qualità di un ufficiale. Ecco.
terco fresco di due giorni. Cavalli molto malnutriti. Tre cavalli. Forse anche quattro. Abdelluah! C'è altro sterco lassù in cima? Testa dritta, petto in fuori, portamento militare. Allarme! Seguitemi! Armi! Senza parola d'ordine non si passa! Avanti, lascialo passare! Eccellenza, ma allora la parola d'ordine non vale più! E chi l'ha detto che non vale più? Come avete fatto a trovarci, padre? Ma veramente, io ho seguito la strada. Tre di voi, subito, di guardia sui picchi che fiancheggiano l'entrata! Ma voi eravate alla battaglia di Alcatraz. Ardio, padre, benvenuto in campo cristiano. Cristiano? Io qui non vedo né Cristo né croce. Padre, devo pensare a tutto io. Abroni! Ladro! Cialtrone, via! Ladro, cialtrone, svergognato! Vattene via di qua! Fila! Ah, Beno! Mi sbaglio o siete lo stesso che fa la morale agli altri? Ma sono stati loro a prenderle, credetemi, non io! Bell'esempio che date, signor purissimo. Siete anche bugiardo. State zitta, gallina spennata. Un eroe come voi ha paura di una gallina? Siamo in buone mani. Vi ordino di star zitta, ranocchia. Rospo, gallo senza cresta. Ma con doppi vargigli. Fernando! Fernando! Tenete. Fernando! Cercate Fernando? Sì. Deve essere al filare dei cavalli, don Gonzalo. Ah, va bene, grazie. Che fai? Scappiamo, presto! No, scappate, partiti! Lasciami, via! Ehi, là! Al ladro! Aiuto! Allarme! Al ladro! Al ladro! Questa me la facciamo pagare! Fernando, figlio d'un cane! Che roba è questa? Stavano rubando. Li ho sorpresi io. Erano nel magazzino dei viveri. Sono gli stessi che mi volevano rubare il grano. Chi è il capo? No, io no, no, no. Eccola, questo, padre. Sì, questo è il capo. Sì, è lui il capo. Impiccatelo. Scusate, vorrei parlarvi. E di che? Di un libro. Ah, allora legatemi. Accomodatevi. Di che libro si tratta? Un momento. Questo è il momento di unire le forze. Siano esse quelle della violenza, volevo dire del potere, che quelle della conoscenza. Io credo di poter rappresentare la conoscenza e penso di potervi essere molto utile. Conoscete questo libro? Sono i commentari del grande Cesare. Il suo diario di guerra. Salvato dalla furia dei barbari e dall'ignoranza dei cristiani, guardate. Ma è latino? Non vi preoccupate, traduco io. Cesare non esitò a stringere un patto coi barbari elvezzi pur di vincere la guerra. Beh, allora? Quel piccolo barbaro vostro prigioniero, non pensate che vi possa essere più utile vivo invece che appeso ad un albero? I cavalli, i banditi. Un momento, padre, come sapevate che io ero alla battaglia d'Alcatraz? C'ero anch'io prima di vestire questa tonaca. Io nell'avanguardia e voi nella retroguardia. Vino! Ehi, oste, il capo vuole vino! Ha mangiato tutto, ora vuole bere vino! In piedi! Alzati in piedi, ho detto!
Angel. Senti, per questa volta non vi faccio impiccare. Ma io ho bisogno di cavalli. Quanti? Quanti più potete trovarne? Avrete i cavalli. Bada che io non posso pagare. E quando mai ho pagato in vita mia? Dovete giurare tutti che tornerete. E dovete giurarlo sulla croce. Momento, siete cristiani. Per Dio, ci prendete per pagani? Allora lo giurate? Ma se non ritornate vi faccio impiccare, tutti! Già, se non ritornano io come faccio impiccarli? Boh. Vediamo chi è un buon ufficiale! Promosso! Vediamo, vediamo! In cucina! Ma che fa? Zitto, cretino! Ai, mi pesti la testa! La porta era chiusa a chiave e la chiave l'avevo io. Ho verificato io stesso, la porta era chiusa. Avanti, forza! Ma come volete che ci passi? Va bene, basta così, tiratelo fuori! Di lì, padre, ci passa giusto un bambino. Non diciamo sciocchezze! E non perdiamo la testa! Insomma, lo tirate fuori, sì o no? Dove ti eri lasciato? Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Angeli, serafini, cherubini, li chiamano così, sono dei piccoli geni. Sono immateriali e possono penetrare dappertutto. E di un po', possono anche trasportare delle armi. Fanno tutto quello che vogliono. Te lo dico io chi li ha mandati. Voi due guardate di là. Avete perduto qualcosa? Dove eravate stanotte? Il mio corpo era qui. Che intendete dire? Che l'anima vagava libera nei sogni del Signore. Dov'è Don Jaime? Cercatemi Don Jaime. È vero che praticate incantesimi? Il creato è tutto un incantesimo. Sapreste voi dirmi perché il sole gira?
Così qualche volta Dio trasmette ai suoi servi una piccola parte dei suoi poteri. E fa anche sparire le armi. E voi credete che Dio abbia bisogno di armi? Vi proibisco di ridere in mia presenza. Infatti, la vostra presenza non è allegra. Prego, signori, così non arriveremo a nulla. Cerchiamo di ragionare. Don Jaime! Mi avete fatto chiamare? Sì, caro amico. Cosa sapete del furto delle armi? Quali armi, eccellenza? Voi non sapete niente, vero? Nel modo più assoluto. Già, mi sono svegliato ora che poco. Allora, per farvi passare il sonno, andrete a girare la ruota del pozzo fino a nuovo ordine. Eccellenza, monsignore, ma io, nella mia qualità di gentiluomo, non credo di essere adatto. Non ho mai provato. Imparerete. Via! Ragioniamo. Ragioniamo pure. Non ho detto a voi. Che ne sapete voi della ragione? Voi vagate di notte nei vostri sogni. Chiamatemi il vostro capo. Subito, eccellenza. Dunque, esclusa ogni ipotesi fantastica, non resta che il tradimento. È amaro, ma è così. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. Il nemico è tra noi. Scusate, padre, ragioniamo. Ma se non sto facendo altro? Che interesse volete che abbiano i nostri uomini a sottrarre le armi? Sarebbe un suicidio. Ma i suicidi avvengono, non puoi negarlo, figlio mio. Sì, va bene, ma c'è sempre una ragione. Dimmi allora perché. Desiderate qualcosa? No! Cioè, sì. Hanno rubato delle armi. Lo so. Ah, finalmente. E come lo sapete? Non fate altro che parlarne. E sapete anche chi le ha prese? E come potrei saperlo, scusate? Ragioniamo. Non sperate di confondermi coi vostri sofismi. Vi farò dare 50 colpi di frusta. Soldati! Io non so nulla. Noi non mentiamo mai, per principio. Bene. Allora che sia frustato per principio. Andiamo. Ti riposi, Carogna! Posso smettere? Se dipendesse da me. Voi credete davvero che i fuggiaschi vogliano combattere? Quelli? Ma andiamo. Quelli hanno semplicemente paura. Secondo me basterebbero soltanto un paio di parole ragionevoli. Allora vale senz'altro la pena di tentare. Tornerò ad informarvi. Addio. Subito qui, a rapporto. Abbiamo frugato tutte le alture dove erano i fuochi, signore. Abbiamo scoperto il capo. Avanti, dove sta? Quanti sono? Molti, signore. Bene organizzati, certo hanno un capo. Si capiva che hanno un capo. Ora ne ho la prova, questo è importante. Ora so che c'è un uomo che li comanda, non uno stuolo d'angeli. Li volete attaccare? Dovete stare molto attento. I sortilegi di quei monaci non mi piacciono affatto. Sortilegi. Alaf! Dov'è Alaf? Basta così? Coprite bene, Anche questo sta scritto nel libro del grande Cesare? No, questa è una mia piccola invenzione. Voglio vedere come funziona. No, venite qua. Ma a che cosa serve? Lo vedrete appena se ne presenterà l'occasione. Signori ufficiali, lancia in resta! Carica! Benissimo! Bravi! Cosa importa cadere? L'importante è colpire! Da capo! In sella! Lancia in resta! Carica! Ehi! Ehi voi! I mori! Joselito, dammi quella lancia! Che Allah benedica questo luogo. Che volete da noi? Nient'altro che la pace. Vengo ad offrirvi nuovi patti se rientrate al villaggio. Voi mentite!
Siete qui per spiare nel nostro capo. Allah è testimone che ho detto la verità. E chi dice che mento è un vile. Se non viene a provarmelo a lancia e spada. Anche lo faccio vedere io chi è Don Gonzalo. Ma non ragioniamo. Vi prego, fermatevi lui. Davanti a un insulto non si ragiona, si uccide. A me un cavallo e una lancia. No, per me. No, per me. Per me. Figlio mio. Signore, voi permettete che Don Fernando Herrera Menendez e Albornoz prenda il mio posto e mio figlio? Sono a vostra disposizione. Ve ne ringrazio. Consegnatemi la vostra lancia, per favore. Vi sta bene. Vi fa più uomo. Vi sentite più donna? Portatela con onore. E tornate. Tornate. Vanno bene. Bene. Padre, beneditemi. Dominus Petra Davidas, Robo Reios, e Salvato Reios, ips et benedicat in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Oh, laudabile mi invocavo Dominum et abile micis meis, salvus eo. Amen. Dammi. Prendi. Signori, l'onore sia la vostra regola. E 60 colpi di verga chi osa muoversi o dire una parola. Avanti! Sono vostro prigioniero. No, consideratevi nostro ospite. Rimarrete prigioniero sulla vostra parola.
Arrivano i mori! No, meglio legarlo. Legatelo! Scusa. La mia spada! Cristiani, come? Seguitemi! Andiamo! Ai vostri posti! In nome di Cristo, forza! Banditi tornano con i cavalli! Largo, largo! Benedetti banditi! Forza, forza! Spenti, spenti! Via! Forza! Benedite, Don Gonzalo! Luci. Quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti e ventuno. Allora, sempre con i sacchi? Beh, nella vita chi nasce per contare sacchi, continua a contare sacchi. Non ne posso più. Se non sbaglio, una volta ci prendevate gusto. È diverso. Allora era roba mia. E adesso è di tutti. Cioè di nessuno. Ho fame. È dall'alba che mi do da fare. Anch'io sono qui dall'alba. Bene, bene, sicché mi stavate aspettando. Beh, effettivamente vi ho un po' trascurato, ma che cosa volete farci? Siete allegro, a quanto pare. Cosa? Dicevo, il pane toccato da voi è molto più saporito. Perché non usciamo da questo buco? Sì, devo prendere l'acqua. Grazie. Voi avete già mangiato? Sì. Fermatevi un istante. Mi annoio. La vita del prigioniero non è allegra. Ma voi siete un prigioniero per modo di dire. Molto peggio. Sono prigioniero sulla parola. Non posso nemmeno tentare la fuga. Se non fosse così, tentereste di fuggire? Certo. Ancora non vi ho detto bravo per il duello. Ancora non mi avete detto molte cose. Neanche voi. So molto poco di voi. Che cosa volete sapere? Vi dirò tutto. Non lo so. Non avete mai tempo di parlare. Non so neppure che volete fare nella vita. Già, che volete fare voi nella vita? Che cosa voglio fare nella vita? Beh, non lo so. Già, non lo so ancora. Però sono convinto che se si prende la vita come viene, il futuro sarà molto più... Ecco. Potrebbe essere più... Più... Deve essere... Non trovate? Scusate. È stato un momento di debolezza. Lasciatemi. Dovreste avere più momenti di debolezza. Sfacciato. E anche villano. Certo, anche villano. E prepotente, no? Villano e prepotente. Non posso. Non devo. Beh, che ne dite, padre? A che vi è servita la vostra difesa? Son tanto che attacca, vince. Che ne dite? Bella, bellissima. Parlo della smania di vostro padre di andarsi a gettare in bocca al lupo. Veramente non capisco. Lui è fatto così, che ci volete fare? Pensate se si potesse ricacciarli senza colpo ferire.
Senza colpo ferire. Già. Secondo voi, perché hanno occupato il villaggio? Beh, secondo me, per mangiarsi i raccolti. Giusto, Don Fernando, giusto. Oh, finalmente con voi si ragiona. E se i raccolti non ci fossero più? Se non ci fossero più? Angelito, Retaco, date fuoco più a valle! Voi con me! Scusate, fratello, ma non sentite odore di bruciato? Verrà un gran fuoco dal cielo e incendierà la terra. E Cristo apparirà in tutta la sua gloria. Gli arabi hanno dato fuoco ai campi! Arabi! Aiuto! Aiuto! Fermatevi! Fermatevi! Ho detto fermatevi! È vero che stanno bruciando i campi? Pare di sì. Dio, questo è il momento ad attaccarli alle spalle. Come? È il momento buono. Avanti! Ma adunate, Don Gonzalo! Oh, che fate? Fermatevi! I ribelli hanno dato fuoco al raccolto! Portate i frati a spegnere il fuoco! Bene! Avanti con me! Crederanno che andremo tutti a spegnere l'incendio. Invece col grosso delle nostre forze attaccheremo il campo ribelle. Avanti! Qui può bastare! Tu incendia il campo di Pedro! Tu incendia di là! Spegniamo sopravvento! Di qua! Spegniamo di qua! Incendiate a monte! Ecco chi ha dato fuoco! I banditi! Addosso! Fermi! Che fate? Andatevene, tornate indietro! Siete impazzito! Ci bruciate il trono! Ma lo faccio per voi, idioti! Fermi! L'ho ordinato io! Lasciate bruciare! Lasciate bruciare! I mori! Angelito, salvati! I mori! Ecco gli incendiari, addosso! Non siamo stati noi! Non siamo stati noi! Adunate gli uomini!
Sancia! Sancia! Per favore! Sancia! 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 Lei non c'entra, signore, lei è la mia fidanzata. Io sono come lei. Avanti, non perdiamo tempo. Non è vero. In fila! Sancia, Sancia, via, no. Via. Ma cosa c'entri tu? Tu sei la mia. Io non sono di nessuno. Sancia! Via, via, presto! Non abbiate paura. Convinciti, Sancia, tu non hai nessun dovere. Ne sei proprio sicuro? Sancia, in nome di Dio, che cosa fai? Sancia, ti stai spogliando, ma sei matta, Sancia! Perché gridi? Che cosa vuoi? Spogliarsi in mezzo alle donne non è mai stata impudicizia. Ma ci sono io, ci sono i soldati. E allora? Vuoi darmi a intendere che tu e loro siete uomini? Se foste veri uomini, non vi comportereste così. Rivestiti! No, lasciami, stupido! T'ho detto lasciami! Al campo dei ribelli. Direte che per la nostra generosità li invitiamo a sottomettersi e a riprendere immediatamente il lavoro. Se al primo sole non si presenteranno, le loro donne partiranno schiave per l'Africa. Signore, abbiate pietà di questi innocenti. Almeno risparmiate donna Sancia, ci dobbiamo sposare. A meraviglia. Ragione di più per affrettarvi e non fare trucchi. Via! Sancia, lo faccio per te. Ascoltate! Ci sarà grazia e pietà se i ribelli verranno a sottomettersi. I vostri capi vi hanno ingannato. Pagheranno loro per tutti. Guardatelo bene, quel miserabile. È stato preso mentre incendiava le vostre messi. Chiunque di voi riconosce in lui il capo di quei banditi ha l'obbligo di accusarlo davanti a me. Avete sentito? Costui distruggeva i vostri raccolti. Se uno di voi riconosce in lui il capo, parli e salverà tutti gli altri. Guardie, prendete 10 prigionieri. La tortura vi scioglierà la lingua. Ala, giura sul profeta. Tu hai visto quell'uomo al campo dei banditi. Dimmi, era lui che li comandava? Padre, mi fa tanta paura il capo dei ribelli che minacciate tortura e morte a tutti? Ebbene, guardatemi in faccia! Sono io! Portatelo al pozzo! Non conosco quest'uomo! Tu lo conosci invece. E lo conosci meglio di chiunque altro. Non è vero, mente! Si accusa per salvarci! Ti ordino di tacere! Se date degli ordini è evidente che avete l'autorità per farlo. Appendetelo alla corda del pozzo! No! No! Silenzio! Chi parla subirà la stessa sorte. No! No, lasciatemi! No! 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 Ah! Vengono, arrivano! Un gruppetto viene a parlamentare! Bene, Don Jaime! Voi due, presto! Andategli incontro con una scorta. E ricordatevi che voglio una resa senza condizioni. Perché vi siete fermati? Continuate! Verrà la fine anche per voi! E molto presto! Senti, piccolo stupido appeso ad una corda, il vostro esercito si arrende! Vigliacchi! Avanti! Che cosa aspettate a finirmi? Prima voglio che vediate i vostri banditi inginocchiarsi davanti a me. Ma che fanno? Ma
padre. Un cavallo e una spada. Figliuolo, non puoi combattere così, non ti reggeresti a cavallo. Tieni. Ma che fate? A presto, Sancia! Il Dio ti protegga! Andiamo anche noi! Sancia. Andiamo, andiamo! Gente di Dio, avanti! Thank you.
Aiutami. Abbiamo vinto, vero? Sì, abbiamo vinto. L'uomo è fatto per osare. Sono ferito. Sì, sono ferito. Adesso potrò finalmente mostrare i segni del mio valore. L'uomo è fatto per combattere. Io no, non ci vedo, io non ci vedo. Ma è buio qui. Sì, è notte. Ma io sto morendo. No, no. Ma io muoio. La guerra ha seminato rovine e dolori. Di fronte alle sue ferite non vi sono né vincitori né vinti. Ma basta poco tempo perché l'amore vinca sull'odio e i nemici di ieri imparino a vivere insieme. Sulla terra bagnata dal sangue degli eroi sono spuntate le prime messi che arabi e cristiani raccolgono come un dono. Un dono che è il simbolo di quella felicità per la quale i 100 cavalieri hanno combattuto fino al sacrificio della loro vita. Ci siamo, fatemi togliere la scala. L'affresco sta per essere inaugurato dal nuovo alcalde. Sì, signori, sì, è lui, è proprio lui, il nuovo alcalde, l'uomo della convivenza. Sì, perché ormai a vittoria ottenuta, seppelliti i morti e resi gli onori ai vincitori, era diventato popolarissimo. La parola d'ordine era pacificazione. E tutti fecero pace, anche loro due fecero pace. Perché ne dubitavate? Sì, con una bella donna ci si mette sempre d'accordo, prima o poi. E tutti vissero felici e contenti quanto si può esserlo su questa terra. Cioè, poco.